Beh sì, dobbiamo dire che lui ha avuto questa forma gastroenterica importante di origine virale che l'ha debilitato e l'ha tenuto fermo per 4-5 giorni, per cui abbiamo avuto la necessità di doverlo riequilibrare, anche perché un giocatore che chiaramente ha una perdita di liquidi e di elettroliti come ha avuto lui per diversi giorni rischia poi, a parte l'intensità di gioco che può fornire, che chiaramente è limitata, però rischia anche degli infortuni, quindi giustamente l'abbiamo preservato per rimetterlo nel momento in cui abbiamo ritenuto essere quello giusto. No, Patrick, nulla di rilevante, rientra in quella che è la gestione che viene fatta, soprattutto quando ci sono numerose partite così ravvicinate ogni 2-3 giorni, giustamente preserviamo qualche giocatore per evitare appunto che poi si possa sviluppare qualche problema di entità tale da far risaltare più partite. Sì, il lavoro è un lavoro molto importante, grazie a Dio siamo abbastanza abituati perché la Lazio ormai costantemente gioca in Europa e quindi diciamo su questo turnover continuo di dover passare ogni 2-3 giorni da una partita all'altra. Sappiamo quello che è importante, soprattutto preservare i giocatori, un importante recupero e soprattutto fare in modo che non si verifichino delle assenze protratte per numerose partite. No, devo dire che sono anche meravigliati i colleghi che lo seguivano in Inghilterra e in Francia, perché giustamente il giocatore non ha avuto continuità nell'anno precedente, quest'anno anche ha avuto un infortunio muscolare che era stato stimato in settimane, anche sopravvalutandolo come durata del tempo dai colleghi dell'Arsenal. Noi invece abbiamo fatto un nostro protocollo, l'abbiamo reintegrato, abbiamo cercato poi di andare a vedere quelle che potevano essere le criticità che aveva questo giocatore, abbiamo trovato alcune criticità, abbiamo posto rimedio e devo dire che questo ci sta dando dei risultati non tanto a noi come medici, ma soprattutto al giocatore e quindi alla squadra. No, non ne abbiamo ancora due insidiose, ma intanto questa lo sapevamo, era una partita difficile. Faccio complimenti ai ragazzi e alla squadra perché sono gare che, come abbiamo visto, nelle difficoltà la squadra ha tirato fuori tutto, l'ha messo in campo, è andata oltre e questa è la cosa più importante perché queste gare si vincono così, si vincono con questo atteggiamento, non si vincono a volte quando hai poco tempo di recupero, poi la partita è anche entrata, no? Perché abbiamo fatto gol subito, la squadra ha perso qualcosina su quel vantaggio perché giocava sempre troppo in verticale, troppo frettolosa. Io ho fatto il cambio, ma non perché Nosli stesse facendo male, ma perché volevo che la squadra si alzasse con più palleggio. Il centrocampista ci serviva a questo, infatti la squadra secondo me è rientrata in campo, ha fatto 20 minuti straordinari e quindi ancora una volta complimenti a questi ragazzi che devono e anche oggi dare sempre tutto e lo hanno fatto. Sì, bellissima, gliel'ho detto, infatti mi piace, a me piacciono, i giocatori devono sempre voler stare in campo, lui poi è uno di questi, come ho già detto, è il leader emotivo della squadra perché ha questa pienezza, no, di corsa, riempie la partita di tanto, di molto, si dedica, si dona, recuperi, smista il pallone, è sempre in movimento e quindi sono contento che i miei giocatori devono voler giocare e devono sempre avere questa voglia nella testa. No, non è che c'era una pressione diversa, noi vogliamo vincere tutte le partite, poi non lo faremo sempre, però l'atteggiamento deve essere questo, e che è chiaro che il vantaggio subito ci ha, secondo me, tolto qualcosina, come anche dopo l'espulsione, ecco, devo dire la verità, la squadra andava via in verticale perché voleva far gol, però a me è piaciuto come la squadra ha recuperato il risultato perché è entrata in campo con una presenza, con una personalità, ha creato occasioni, ha messo sotto il Cagliari, non gli ha dato possibilità di rialzarsi e poi appunto c'è questo dato che sarebbe stato un peccato dove l'avversario ha fatto un tiro in porta,
tra l'altro deviato anche, sarebbe stato un peccato non aver portato a casa i tre punti. Assolutamente, assolutamente. Adesso domani ci troveremo per recuperare un pochettino, per lavorare su quelli che non hanno giocato e dobbiamo preparare bene questa partita perché è una partita intanto di grandissimo prestigio e vogliamo far bene in casa e ci potrebbe dare molto questa gara. Quindi adesso metteremo da stasera la testa al porto. No, ma ho già detto, è un premio che ho ritirato io, però è della squadra, è del mio staff e quindi per adesso lo terrò in ufficio. Fa piacere, però ecco, ripeto, è principalmente loro questo premio. Era un rigore abbastanza importante, però a parte quello sono contento per aver dato una mano alla squadra nel finale, per la prestazione dei ragazzi durante tutti i 90 minuti e abbiamo fatto un ottimo lavoro questa sera. Sì, sì, ma questo deve essere, questa deve essere la nostra identità. E il mister ci trasmette questo durante la settimana e noi lo riportiamo semplicemente in partita. Sì, la dedica va a Flavio, che è venuto a mancare questa settimana, che è il nostro grandissimo tifoso e ovviamente a tutta la sua famiglia. Sì, sono d'accordo, sì, ma questo è quello che serve, sapevamo, il mister ci aveva preparato, sapevamo che affrontavamo una squadra dura, che lottava su ogni pallone, poi dobbiamo ammetterlo, stasera si è giocato su un campo praticamente impraticabile, scusate il gioco di parole, quindi è stata una partita maschia, diciamo, però si è stati bravi, ne siamo venuti fuori da squadra e abbiamo portato a casa i tre punti. Esatto, no, non mogliamo di un centimetro, però prima pensiamo alla partita col Porto, poi prepareremo la gara col Monte. Sì, adesso ho trovato la casa, l'armadio e voilà, posso portare i tre MVP della stagione. Sì, 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 con un gran sacrificio della squadra, con coraggio abbiamo fatto una bella partita, perché lo sappiamo già all'inizio che era difficile e abbiamo risposto bene. Sì, sì, perché l'allenatore ha detto che dobbiamo seguire ogni calcio. No, come si dice? Sì, sì. Ogni calcio, io lo so che Pele tira forte e voilà, l'ho sentito e bene per me. Sì, perché a volte quando tu non puoi segnare, tu devi aiutare la squadra con un altro tipo di gioco, assist o con movimento, con tutti. Io sono un giocatore offensivo e mi piace a giocare a segnare, ma se non posso, devo fare altrimenti. No, perché per me penso che abbiamo iniziato bene e il Cagliari lascia un po' di spazio tra le linee e abbiamo approfittato un po' di questo spazio, ma alla fine della prima parte noi abbiamo lasciato un po' di spazio, non lo so se perché siamo un po' di fatica o non lo so perché, e loro fanno un gol, egalizzazione. Dopo è vero che la seconda parte era molto molto meglio per noi, tra la possesso della palla, tanti movimenti, e alla fine abbiamo messo il 2-1. Sì, sì, sappiamo, perché manca solo due partite prima della sosta e abbiamo a cuore di chiuderla bene, sia giovedì che domenica a Monza, e siamo concentrati su questo. Ah, bella, bella, emozionante, prima volta, quindi prima volta d'inizio è stato molto emozionante, diciamo che era quello che ho sempre sognato, quindi sono contento poi neanche di aver vinto. Sì, una partita difficile, molto difficile, lo sapevamo, perché comunque loro sono una squadra molto ostica. Poi siamo partiti bene, oltre a trovare il gol con Bula abbiamo approcciato bene la partita, poi diciamo siamo un po' calati nel pressing, abbiamo subito l'1-1, però poi siamo tornati dentro molto forte il secondo tempo, abbiamo meritato la vittoria, anche perché abbiamo spinto tanto, abbiamo subito pochissimo, quindi abbiamo fatto una buona partita. Sì, due partite belle, difficili, però pensiamo una alla volta e dobbiamo far bene da entrambe le parti, quindi Europa League è fondamentale, fare una buonissima partita e fare il risultato, e poi sarà fondamentale chiudere in bellezza questo ciclo di partite.